dicendo se fate questo poi sterminate anche gli ebrei. Per favore, il terrorismo vero è questo. Però, professore Vattimo, mi permetta una critica di fondo. Lei è una persona troppo intelligente per offendersi se le faccio questa critica. Lei segue un metodo che è un metodo di dimostrazione che è un po' lo stesso in tutti i casi. Lei, per dimostrare la falsità di una tesi, cita il cattivo uso che di questa tesi è stato fatto, secondo lei, in certi casi. Questo a me non sembra un buon modo di dimostrare. Non è d'accordo. Se lei mi dice che ci sono dei dati di fatto, che io vi distorco, lei stia zitto, viene qui a parlare dopo, non rompa le scatole. Allora, se questo... Scusate. Esattamente, perché visto che di argomenti oggettivi, di dati di fatto non ce n'è, perché non si sa dagli scienziati se il coso lì, l'embrione, c'ha l'anima, non c'ha l'anima, già le gambe, vota, non vota, eccetera, eccetera. Allora, l'unica è sapere di chi mi fido. Certo non mi fido di quelli che stanno nella commissione di bioetica nominata dal governo clericale, abbiate pazienza. No, è bello questo, non è bello, ma comunque è quello che faccio io. Il professor Roberto Piazza è un grande biogenetico a Torino che è nelle mie posizioni, allora se cominciamo a dire ma io poi porto qua, io poi porto là. Ditemi i fatti non mostrano che questo grumo di è un essere umano. Anche il professore Salvadori cosa diceva? L'embrione di Einstein non è di Beethoven, non è ancora Beethoven. E vabbè, e perché devo riconoscere i diritti di Beethoven? Basta così, l'ultima risposta proprio secca e poi andiamo via. Secchissima. Sarebbe un tragico errore credere che questa discussione chiuda il problema. Questa discussione ha un senso se ognuno dei presenti continuerà dentro di sé, con i suoi colleghi d'ufficio, con i suoi amici, per cercare quella verità che secondo il professore Matti non esiste, ma secondo me esiste e merita la pena di essere cercata. Momento appena prima di andare via, scusate, volevo solo dire che non c'è cosa più bella del confronto delle idee diverse. Dobbiamo ringraziare i due professori stasera perché no, è nel confronto delle idee diverse che ci si arricchisce. Si desidera soltanto un po' di onestà, come è stata fatta, nell'esprimere le proprie idee. Desidero, scusate, prima di andare via, comunicarvi un'espressione del Santo Padre detta proprio all'UNESCO il 2 giugno, un po' e finiamo così con questa espressione. Il Papa dice: bisogna aumentare gli sforzi delle coscienze umane, bisogna convincersi della priorità dell'etica sulla tecnica, del primato della persona sulle cose, della superiorità dello spirito sulla materia. Penso che su questo siamo tutti d'accordo. La causa dell'uomo sarà servita se la scienza si allea alla coscienza. L'uomo di scienza aiuterà veramente l'umanità se conserverà il senso della trascendenza dell'uomo sul mondo e di Dio sull'uomo. Discorso all'UNESCO, 2 giugno 1980, numero 21. Grazie a quest'uomo che il Signore ci ha donato. Grazie ai relatori.